Da mesi in città è in corso la sperimentazione per la raccolta differenziata della carta, una raccolta che, lo ricordiamo, sarà obbligatoria su tutto il territorio provinciale dal 1 gennaio. Da questi mesi però ci sono dati importanti, dati che meritano qualche riflessione. Ma sta andando sicuramente bene, ormai siamo a pieno regime, nel senso che ogni zona di Lecco è servita da questo nuovo servizio. Stiamo valutando dei dati perché abbiamo fatto una sperimentazione che è pur breve, ma è risultata molto significativa, nel senso che facendo, diciamo, la raccolta settimanalmente sia dalla carta che dalla plastica, ci siamo accorti che almeno per quanto riguarda la plastica il giro in più non ha riscontro dal punto di vista di quantità. Per cui molto probabilmente questo qui non è un dato definitivo perché lo dobbiamo ancora verificare in questi ultimissimi giorni dell'anno. Molto probabilmente ritorneremo a fare la raccolta ogni 15 giorni. Stiamo verificando anche per la carta se è il caso di ritornare, diciamo, a fare la raccolta ogni 15 giorni. In questi giorni verificheremo e poi daremo questa novità. Cioè, se si fa una cosa si fa perché serve, se no vuol dire buttare via soldi e perché sono soldi pubblici. E poi diciamo che incidono sicuramente sulla tariffa della Tari, cioè la tassa che il cittadino paga annualmente per questo servizio. Seconda cosa, anche dal punto di vista ambientale, perché vuol dire avere in giro mezzi, avere in giro operatori con furgoncini, eccetera, eccetera, eccetera. Il prossimo anno, quello che verrà, il 2018, sarà l'anno, diciamo, dove molto probabilmente raggiungeremo qualche punto percentuale in più per quanto riguarda la raccolta differenziata per questa novità della raccolta separata dalla carta. In più cercheremo di arrivare per la fine dell'anno magari con una sperimentazione sempre sulla raccolta puntuale per arrivare al 2019 pronti per fare questa raccolta.